Eccomi, sono Majo. Quello che andremo a vedere oggi insieme è più che un gioco, un'esperienza. Un'esperienza in cui in prima persona adatteremo il nostro modo di vedere il mondo per i nostri tornaconto. Nel senso che avremo la possibilità, tramite una macchina fotografica molto particolare, di andare a cambiare la composizione delle cose davanti a noi, in modo tale da costruire strade, ponti, aprire muri, prendere oggetti. Insomma, Viewfinder vi porterà ad avere una macchina fotografica davvero molto, molto, molto magica. Ma prima di andare a vedere il video insieme, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, un canale molto piccolo e il vostro supporto è davvero prezioso. Inoltre è gratuito iscriversi, quindi cliccate e poi campanella e via. Adesso ci guardiamo il gioco. Direi di iniziare. Great, we're in. Time to explore. Allora, userò il pad anche se mi ci trovo meno, ma almeno non dovreste vomitare fondamentalmente. Perché se uso il mouse mi viene di muovermi molto più velocemente. Dove ci troviamo effettivamente? È molto bello, ma... Meraviglia. Oh! Ma che sei di legno? Perché siamo caduti? I guess we know now that falling doesn't hurt. Eh no. Some good news at least. Bene, non ci si fa male. Tieni giù per riavvolgere. There must be a way to get back up there. Oh, you're what? That's sick! Che figata! Ci dobbiamo passare dall'altra parte, allora. Immagino, barra spero. Sì. What's an old photograph doing here? Allora, tieni venuto dalle tip e mira poi. Che vuol dire mira? Che devo fare? Did you just shift reality? Lo sapevo, però farlo in gioco è più bello che vedere un video. Credetemi, abbiatelo questo gioco perché vi dà una soddisfazione fare sta cosa incredibile. A teleporter! E che si fa col teletrasporto? Glad you made it in one piece. Dove siamo? Ma siamo da tutt'altra parte ora. E qui? Raccogli batteria. Ok. C'è una salita di qua? Sì, c'era una scala, non importava saltare. Accogliamo le batterie. Ne vuole tre? It's almost working. Due. Looks like we need one more. Vediamo anche questa foto. Altre batterie qui non ne vedo. Ma che meraviglia! Eccola la terza batteria. Serviva? Ce l'abbiamo. Fantastico. Well done. È monocromatica, però funziona uguale. E ora teleporto? Ma che figata è? Raccogli la foto. Che foto è? È a testa all'ingiù. No, troppo. Ok, così mi piace già di più. C'è nulla qui intorno? No, direi di crearci un universo, perché sennò qui ci schiattiamo. Guardate che meraviglia di design questo gioco. Che bellezza è! Ma che bellezza è! Cosa succede se creo a testa all'ingiù una cosa? No, perché sono curioso di vederla sta cosa. Non me lo fa fare. Ah, invece sì, ma cade! Ok, quindi possiamo riavvolgere a prima di sta minchiata, per intenderci. Ok. Molto bello, molto molto bello. Mi piace anche il fatto che cadesse tutto. Beh, forse non era il modo migliore per affrontare la pendenza, ma... Ma chi sono io per? Ne basta uno qua? Hey, oh yeah! No, bloccato. Perché è bloccato? Why? Ah no.
Rivisita livelli? Wow, this place definitely feels different than what we've seen so far. Eh beh, sì, direi di sì. È molto diverso. It looks like someone really settled here. Si è espanso. It's really nice. I wish I could be in there with you. Ok, quindi qui si va avanti mentre lì erano i vecchi livelli. Ma non si fa troppe domande la tizia del perché gli succedono queste cose. È solo, ehi, hey, yeah, andiamo avanti, è bellissimo qui. Effettivamente è bellissimo, però non si crede. Cioè, crede a tutto, insomma. Non si chiede più di tanto. Ok, ci serve un ponte. E noi il ponte abbiamo bisogno qua. Ma che meraviglia! Che meraviglia di gioco! Geniale! Altro ponte! Beh, se lo mettiamo qua non serve a granché. Che ci dobbiamo fare? Ah, dobbiamo sostituire questa con questa, in modo tale che andiamo avanti. Mamma, che bellezza di game design hanno fatto. Ma che bellezza è! Tanto è giocabilissimo anche col pad, non credevo, perché di solito mi trovo molto male nei giochi dove siamo in prima persona col pad. E in realtà, mi ci trovo molto bene. Molto. In che modo posso scalarla? Ha detto che è una superficie che posso scalare. Ah, ho fatto una minchiata, forse ho capito, la devo inclinare. Devo usare inclinata. Tipo così. Oh, ragazzi, vi lasciano spazio all'immaginazione in questo gioco. Potete fare quello che volete. Davvero, davvero. Manca delle batterie. Ormai abbiamo capito che le batterie sono fondamentali. Qui è chiusa, quindi ci vorrà una foto per aprirla. Questo gioco è veramente geniale, di una bellezza incredibile. Foto a colori anche. Oh là là, le jeux sont faits. Passare da una foto all'altra, ok? E qui che c'è scritto? I cieli del nostro futuro sono luminosi. Mi fa molto piacere per te che siano luminosi. Che c'è scritto invece? Un tesoro in divenire. Ok? Allora, se la metto così, che succede? Che mi si apre un portone, ma non è quello che mi serve. Che devo entrare lì dentro, fondamentalmente. Se la metto qui? In qualche modo lo frego, comunque. Quindi a me sta bene. Ottimo. Sbaglio i tasti, per il resto va tutto bene. Allora, lui ce ne vuole tre. Ho messo un cielo troppo in profondità. Ok, qui ho bucato, ma non è quello che dovevamo fare. Cosa dovevamo fare? Non ho altri elementi. Sai che ho creato un buco lì troppo grosso. Ho distrutto lo spazio-tempo. La riproviamo. Allora, succede se copro tutta questa parte? Succede che apro una batteria qua e so come aprire anche l'altra ora. Ottimo. Posso usarla veramente a mio pro questa cosa in una maniera incredibile. Ottimo.
It's alive! Jesse ha bevuto probabilmente qualcosa di troppo. Abbiamo una foto. Foto ci dice? O no? Una foto che poi mi darà un'altra foto, ok. Molto bene. Continuerò ad andare avanti con le foto così. Oh, that's unusual. So the photo is acting a bit weird. Sto iniziando a sfarfallare perché è la foto della foto della foto. Oh no? Si sta sfarfallando. No! Stabilizzazione del paradosso! Fallita? Come fallita? Ehi tu, ridammi l'altra foto! Che succede? Oh no, si è rotto tutto. Sono dentro la foto anch'io! Ma che roba è The Stanley Parable? Ma che roba è? Chi è che è felice di avermi qui? Chi sei tu? Who knew? Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. Bummer, but that's what we get for messing with old tech. Don't worry, loves. We'll get it sorted and then it's off to the races with you. Or is it more accurate to call it a lightning rod? Bello. Well, either way, one thing's clear. The weather disruptor really might be the game changer we need. Ok, errori rilevati, ora che dico? Gli errori li ho disattivati, poi? Ok, ci siamo sanitati. Sanitati, ho detto? Mamma mia, sanificati le mani, volevo dire. Gli errori non ce ne dovrebbe essere più. Possiamo tornare? Me la dai quella? No? Che peccato, che peccato. E quindi? Che si fa? Che si fa? Who knew it'd be this tricky to get ancient tech back in working order? Just look at all this junk lying around. Don't be cruel, Jesse. E se spengo These tutto, va? These people were trailblazers. We could find a real tree of life in there. Or is it more accurate to call it a lightning rod? Well, either way, one thing's clear. The weather disruptor really tutto might flying. Be the game changer we need. E ora che è tutto flying? Faccio il rebutto? Riaccendo tutto? Ho anche le mani sanificate, quindi siamo a posto. Oh, ora non dà più errore, vedi? Ora sì che possiamo ritornare a noi. Nice work. Oh. Looks like we're back online. Ready when you are. Pronterrimo. Sono pronterrimo. Quindi era una simulazione, mi vorresti dire questo. Cazzo, stavo iniziando a credere che il mio mondo fosse questo. Wow. Dove siamo? Seguiamo la luce. Siamo tornati a un mondo colorato come una volta. Ma soprattutto si interrompe qui questo video introduttivo con i primi minuti di Viewfinder, un gioco che ho trovato davvero delizioso, davvero davvero. Grazie per avermi seguito fin qui, è un enorme piacere, come sarebbe un enorme piacere riavervi anche nei prossimi video. E come si fa? Iscrivetevi, cliccate sulla campanella, un gesto gratuito ma molto forte per supportare un piccolo canale come questo. Anche mettere un bel like, commentare e condividere lo sono, ma chi sono io per dirvi cosa fare? Ci vediamo al prossimo video, ciao!